Chiaro che guardando il risultato finale magari balza all'occhio un certo scarto, però devo dire che sono soddisfatto di 35 minuti di gioco. 35 minuti che sono i 20 del primo tempo, gli ultimi 15. Abbiamo giocato non rispettando il piano partita, non rispettando quello che avremmo dovuto fare nei primi 5 minuti del terzo quarto, dove siamo andati sotto di 19, al 25esimo eravamo meno 19 e poi dopo, da quel momento lì, pure penso Trento ha giocato tutta la sua partita, non ci ha regalato niente, non ci ha permesso, non ha mollato mai, giustamente ha fatto una bella partita. Abbiamo tenuto Trento a 78 punti, che di solito per loro in casa, quando vincono, fanno sempre oltre i 90 punti, a volte 90, spesso 95 di media, le loro vittorie. Siamo riusciti lì, ci è mancato quel break in attacco lì, culminato anche con 1 su 6 ai tiri liberi, che ci potevano dare un po' di ossigeno, qualche tiro da tre non aperto. Cioè qualche tiro da tre che non è entrato, Cuba che sicuramente è il nostro miglior tiratore, l'1 su 7 di oggi, insomma, non ci ha aiutato, però dico, da lì, da Cuba, dalla sua difesa, ha fatto un'eccellente difesa. È stato quando siamo poi rientrati in partita nel terzo quarto, che eravamo arrivati a meno 8 con le possibilità di riagganciarli, lui è stato un grande guida e tutta la squadra gli è andata dietro, abbiamo giocato con coraggio e devo dire che, ripeto, guardo i 35 minuti fatti e devo dire che anche nel primo tempo, alternando le difese, siamo riusciti a stare attaccati a loro. Poi tanti episodi non ci hanno detto bene, perché come l'ultimo tiro da tre, canestro più fallo, così come abbiamo fatto diverse buone azioni e Trento ha segnato allo scadere dei 24, e quindi con gran merito loro, però non demerito nostro. Quindi, insomma, non è una partita da considerare in un modo negativo, ma che ci dà diversi spunti per capire quello che dobbiamo fare e di continuare a cercare di farlo per 40 minuti e non per 35.